Ah. Vediamo che notizie ci sono. Vediamo. Ah, bene. Ottimo. Commenti? Mi sa che dobbiamo parlare. Ciao a tutti dal canale, buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il riscontro che si è avuto per la recensione di Miyazaki, il film di Miyazaki, Il ragazzo d'Aerone. Ringrazio anche chi mi ha detto, ho recuperato qualche film del maestro, sono contenta. Continuate a farlo perché ne vale la pena. Vi chiedo se volete, ovviamente il canale è pieno di contenuti, iscrivetevi se non lo siete ancora, se non l'avete ancora fatto, spolliciate, condividete, insomma, chi più ne ha più ne metta. L'argomento di oggi, di questo spazio, di questo secondo me, è la comunicazione via web, come si può evincere da quello che vedete alle mie spalle. La comunicazione via web sono le parole, a me piacciono le parole, lo sapete, l'alfabetismo è nato per questo, è nato per far conoscere fondamentalmente più parole possibili, perché più parole conosci, più meglio ti puoi esprimere e meglio puoi avere un dialogo. Elevati. Sì, a me le parole piacciono tantissimo. E stando sul web, stando in questa parte di YouTube da un po' di tempo, ormai certe cose le ho visto anche un determinato tipo di atteggiamento che a me non piace. Allora, invece di sparare, diciamo, giudizi, tranchant, avevo pensato di, darvi degli spunti di riflessione attraverso, questo video che vi darà un po' di materiale, un po' di materiale da pensionare. Ecco, cioè, come base di tutto questo, io ho provato a vedere un po' il mondo dei social, il mondo di YouTube, attraverso ovviamente il mio personale background, in cui fa parte anche questo simpatico libricino, che sono qua, Esercizi spirituali di Sant'Ignazio, tutto un presupposto che secondo me è molto interessante per il discorso che vogliamo fare. Lui dice: bisogna presupporre che ogni buon cristiano deve essere più pronto a salvare un'affermazione del prossimo che a condannarla. Questo vuol dire che lui già si mette in una situazione, in una posizione di dialogo. Vediamo cosa posso salvare. Vediamo se è tutto da buttare. E anche quando fosse da buttare, dice, se non può salvarla, cerchi di sapere in che senso l'intenda, perché può anche dirlo in senso sbagliato. E se l'intendesse in modo sbagliato, lo corregga con amore, non a bastonate. E se non basta, cerchi tutti i mezzi convenienti perché intendendola rettamente si salvi. Ora, è chiaro che Ignazio parla della salvezza dell'anima, ma siccome vogliamo fare un discorso più laico, possiamo parlare di crescita personale, essere la parte migliore di se stessi, oppure più semplicemente essere più umani, che poi per Ignazio salvarsi l'anima e essere più umani è esattamente la stessa cosa. Bene, questo è il background. Ora io vi voglio proporre una piccola riflessione. Parte dal materiale che mi è stato proposto da un network che si chiama Parole Ostili. Parole Ostili è appunto un network che ha come principale mission, diciamo, quella di educare soprattutto le giovani generazioni a una buona comunicazione sul web, su YouTube, cioè sui social. E lo fa attraverso webinar, lezioni universitarie, un network fatto di professori universitari, di insegnanti, di personaggi, dello spettacolo. Complesso e molto articolato, vi lascio il link ovviamente sotto in descrizione. Questo network, che si chiama Parole Ostili, bellissimo, ha stilato una sorta di piccolo decalogo che mi piacerebbe analizzassimo assieme e magari ne discutessimo. Primo, virtuale e reale, ma non mi dire. Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Sembra una cosa banale, ma quante volte ci siamo nascosti dietro una tastiera, sapendo benissimo che non avremmo avuto il coraggio di dire determinate cose a una persona vedendola in faccia. Questo
Perché? Perché siamo educati? Perché abbiamo un superio particolarmente potente? Abbiamo che è sbagliato, no? Diciamo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu fai vedere, quello che tu fai vedere nella tua vita reale deve essere lo stesso che tu devi far vedere anche nella tua vita, tra virgolette, virtuale. Non ha senso essere dicotomizzati. Esci pazzo! Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono, cioè mi identificano. Come nel fatto del web, che tutto è registrato, tra virgolette, altro che oblio telematico, quello che fai vedere, rappresenta te stesso, quello che fai vedere, quello che fai, quello che scrivi sul web, ti manifesta. Sei tu, quindi stai attento a quello che scrivi, stai attento a quello che fai vedere, perché resterà. Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario per esprimere al meglio quello che penso. Quante volte abbiamo rischiato di rovinare i rapporti umani per una parola detta al momento sbagliato, senza aver riflettuto? Che dovrebbe essere diverso su web. Pensare quei 2 minuti in più, questo bene farebbe. Perché evitare di ragionare quando sappiamo che potremmo compiere errori? 4. Prima di parlare bisogna ascoltare. Ma dai, ma veramente? Sembra di dire l'ovvio, ma in realtà sembra che ovvio non lo sia. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto quindi con onestà e apertura. Nessuno ha sempre ragione. Prima di dire la tua, ascolta quello che ti dice l'altro, parla dal suo bisogno, può anche essere detto male. Nessuno ha sempre ragione, peraltro. 5. Le parole sono un ponte, lo vedete anche scritto dietro. Scrivo, scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. Non abbiamo bisogno di essere presi a mattonate senza motivo. Parole sono mattoni, sono pesanti. In questo modo devono servire per costruire un ponte, devono unire, non devono fare le teste. Che questo fanno. L'abbiamo visto negli ultimi tempi, come nel caso di quel ragazzo che si è suicidato dopo essere stato accusato di essere un ped, prima su Discord e poi su TikTok. 6. Punto. Le parole hanno conseguenze. Fanno male. Sono mattoni. So che ogni mia parola può avere conseguenze, che siano piccole o che siano grandi, sono sempre conseguenze, non sono mai parole al vuoto, perché non stai parlando col vuoto. Davanti, quello che hai davanti non è un avatar, un pezzettino di carta velina, è una persona. Può risentire di quello che dici. 7. Condividere è una responsabilità. Tutto quello che condivido, testi, immagini, li condivido solo dopo averli letti, valutati e compresi. Siamo sempre là. Quello che dici rimane, quello che posti rimane ancora di più. 8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi ha opinioni diverse dalle mie in un nemico da annientare. Non c'entra niente. Ci sono state dei periodi storici che adesso si considerano bui, in cui c'era un dibattito su temi scottanti come temi teologici, temi filosofici, c'era un dibattito furibondo ma costruttivo, come nel Medioevo, no? Come viene considerato come un periodo buio, invece adesso noi viviamo in un mondo, non siamo in Russia, quindi viviamo in una parte del mondo, un momento storico in cui abbiamo la possibilità di postare quello che vogliamo, di dire quello che vogliamo, e ci scanniamo. Ma non è una contraddizione? 9. Gli insulti non sono argomenti. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività neanche a favore della mia tesi. Non ha senso. Lo ripeterò moltissime volte questa frase. Non ha senso. Che senso ha scannarsi, insultare per averci ragione? Dà valore a quella sensazione, a quella verità? Se insulti? No, a nessuno piace essere insultato. E infine, 10. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è il silenzio, ti sta zitti. Quante volte leggiamo sul web, su YouTube, su Facebook i commenti alle notizie del giorno che sono uno peggio dell'altro, quando forse sarebbe meglio, sul serio, in determinate situazioni, stai zitti. Allo stesso modo, questa è un'aggiunta mia, se io non so, so, sono consapevole che su determinate argomenti non ho niente di costruttivo da dire, perché non lo so, non lo conosco quell'argomento. Parlo. Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma non possiamo pretendere che ogni nostra affermazione su un argomento abbia lo stesso valore di un'affermazione fatta da una persona che quell'argomento lo conosce molto meglio, che lo ha studiato perché ci lavora per tutto quello che volete. L'abbiamo visto negli ultimi anni. Non faccio esempi.
Vi faccio un esempio concreto. Mettiamo che si prende una persona, si faccia entrare in cabina di pilotaggio e gli si dica in 10 minuti, allora questo pulsante serve a questo, questa leva serve a quest'altro, i monitor sono questi e questi, ora guida tu. Ma voi ci andreste? Volereste con un aereo guidato da una persona del genere? Io penso di no. Non perché siete malvagi, perché non vi sentite sicuri. Determinate cose sarebbe meglio, però, se non si ha il background, distrarsi completamente in silenzio. Non è brutto il silenzio, e lo dice una persona che parla tantissimo, ma certe volte si zitti. Sarebbe meglio. Bene, questo è il decalogo di parole ostili. Io spero che sotto questo video ci siano tanti commenti, ci sia una bella discussione, qui tutti possiamo crescere. Per carità, non mi dite, è tutto bellissimo, ma tanto non succederà mai. Potremmo anche fare un passettino in più. Non mi aspetto tanti commenti, è una bella discussione, anche bella tosta, perché no? Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci sono i nostri profili social, c'è sia Instagram che TikTok. Spero di non avervi annoiato e quindi vi saluto alla prossima e vi voglio bene.